Michael Jackson è morto all'età di 50 anni. Dicevamo, questo è il sito che per primo ha prima dato la notizia del ricovero di urgenza e poi la notizia della morte. Siamo sul Los Angeles Times, l'altro giornale che ha confermato, lo vedete anche nel nostro flash, la notizia e la conferma direttamente da fonti mediche che per il momento però scelgono l'anonimato. Si sottolinea anche che Michael Jackson è arrivato in coma profondo, in ospedale, ricoverato presumibilmente dopo un attacco cardiaco, e arrivato in coma profondo poi l'intervento dei paramedici è stato sostanzialmente inutile. Michael Jackson è morto. Siamo ora sulla CNN, ancora notizia sulla CNN, non è confermata perché la CNN ancora non ha una sua conferma diretta, anche se nella breaking news in effetti dice che, così come riportano ormai numerosi fonti, Michael Jackson è morto. Passiamo ora alla Washington Post, anche in questo caso la notizia viene attribuita a fonti come Los Angeles Times, ma ormai anche qui si dà per certa la notizia della morte del cantante statunitense.